Allora, ragazzi, da come vedete già il titolo vi ho messo, cosa sarà successo? Perché io non mi aspettavo neanche che si gonfiassero, perché alla fine, cioè, si sono gonfiate un po'. Ovviamente dovete sempre mettere in conto che è una ricetta fitta e non è fatta, quindi ovviamente chissà già come si sono gonfiate e non sono venute proprio a biscotto. Il consiglio che vi do è quello di, a parte farle riposare un'oretta in forno, anche con la luce accesa, e di fare, come potete vedere, questa l'impasto è un po' più doppio, quindi di non farle proprio sottili ma di farle già un po' più doppie, perché vi faccio un esempio: questa qui ho fatto l'impasto un po' più sottile ed è venuta quasi biscotto, quindi se fate l'impasto un po' più doppio alla fine una mini ciambella vi viene. Ovviamente dall'immagine di copertina vi ho fatto un po' una suspense proprio per non svelarvi cosa era successo, ma non mi perdo in chiacchiere, assaggiamo. Super morbida e super buona, mi piace. Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, non ho mai fatto una tipologia di video del genere, quindi scusatemi ma sono un po' agitata. Allora, da come avete letto dal titolo, oggi faremo insieme una nuova tipologia di video. Sto vedendo un po' sul web che molte persone stanno facendo dei video, a mio avviso, molto molto belli, come per esempio riprodurre i piatti in tendenza di Instagram, e secondo me sono divertentissimi come video. Però raga, volevo fare una cosa un po' particolare, volevo creare qualcosa di, diciamo, di mio, però sincera non sapevo cosa fare, e quindi un paio di settimane fa, una settimana fa all'incirca, mi arrivò un commento sotto a un What It Ne Day dicendo: questa ragazza più che essere fit mi sembra fatto. Su per giù, cioè là non ci ho dato tanto peso, quindi un paio di giorni fa stavo pensando: ok, voglio fare questa tipologia di video, ma come lo intitolo? Cosa voglio fare effettivamente? Voglio fare come tutti gli altri oppure creare proprio qualcosa di mio? Infatti, quando già avevo dato una bozza, mi avete detto fallo perché nessuno mai l'ha fatto. Io sinceramente, ragazzi, sono andata a vedere anche un po' sul web proprio per vedere se io questa tipologia comunque era stata già fatta, se per informarmi un po', e sinceramente, raga, io non ho trovato niente. Così nasce questa tipologia di video, trasformo le ricette, non so proprio come dirò, ma la parola chiave è da fatto a fitto. Perché? Cosa faremo oggi? Prendiamo le ricette, una classica ricetta dal web, infatti oggi facciamo le ciambelle, una classica ricetta fatta, diciamo, dal web, una ricetta tradizionale, e io la trasformerò in fit. Ovviamente questo è un procedimento che io, che già nel mondo fitness lo fa già. Io, per esempio, quando voglio fare qualcosa di particolare, però comunque che non sia troppo fatto e che non ha troppi grassi, vado a vedere la ricetta e la vado a modificare, quindi è una cosa che io comunque già faccio. Un po' come avete visto anche per i biscotti, quindi ho voluto proprio creare questa rubrica, e fatemi sapere ovviamente se questa tipologia di video vi può piacere, così io continuo, altrimenti non continuo più. E poi vi volevo anche spiegare da perché c'è comunque questo nome da fatto a fit, che è la parola proprio chiave del video, quindi mi è uscita questa illuminazione, e spero che questo video comunque vi piacerà, così io continuerò. E niente, quindi adesso mi sto imbarazzando da morire, perché raga, io non mi trovo a fare i video così, che fallo, che per una persona può sembrare normale, ma per me mettermi proprio così io mi metto un po' in ansia. Quindi io inizierei subito, vi vado a leggere per prima di tutto la ricetta fatta. Come potete vedere, sul tavolo ho già posizionato e pesato i nostri alimenti, i nostri ingredienti fit, ma io spero che non mi sta mozzando la testa. Ma prima di iniziare a comunque a farvi vedere nel dettaglio, a dire quali prodotti sto utilizzando per la ricetta fit e dove li ho presi, perché poi me lo chiedete, già lo so, quindi vi dico anche la ricetta fatta. Allora, la ricetta fatta
è per 16-17 ciambelle, però io ho diminuito la dose, quindi poi vediamo quante ne escono. Allora, ma la ricetta base, cioè la classica, quella fatta, porta 200 ml di latte, un uovo, 15 g di lievito di birra, 500 g di farina 00, 100 g di zucchero, 40 ml di olio di semi e burro quanto basta. Io invece ho trasformato le mie ciambelle fit e ho utilizzato i seguenti ingredienti. Allora, prima di tutto 100 ml di latte, poi dopo vi faccio una panoramica. 100 ml di latte, uno yogurt greco, poi 70 ml di albume, che l'ho messo nella tazza della Kinder. Poi lievito vanigliato, ho usato una bustina, useremo una bustina di lievito per dolci vanigliata, ma la useremo tutti perché questa qui è 15 grammi, quindi ho deciso di usarla tutta, perché comunque poi è aperta, ragazzi, si sfuma, quindi meglio usarla, sì, scusate, ma mi danno fastidio i capelli. Poi 250 grammi di farina. Allora, io sulla farina era un po' in dubbio perché sì, volevo utilizzare la classica farina d'avena, però non lo so, raga, non volevo prendere una farina d'avena neutra, senza, non lo so, che poi mi dava un sapore alle ciambelle sconosciuto, e quindi ho deciso di provare di aprire insieme a voi questo bel barattolone della SheTec Nutrition, penso che si pronuncia così, oh, gusto pralina al cioccolato. Allora, ragazzi, sinceramente ha un profumo di cioccolato assurdo e quindi ho voluto cambiare anche dalla classica ciambella tradizionale a fare una ciambella, cioè delle ciambelle al cioccolato, e ho utilizzato 250 grammi di farina, e alla fine, per dare quel tocco in più di morbidezza, potete anche non mettercelo se non ce l'avete, non senza problemi. Aggiungerò 4 o 5 gocce di questo olio spray, no, scusatemi, non è un olio, ma è un burro a spray. Io sinceramente mi trovo molto bene, l'odore è di un classico burro tradizionale, ma la sua particolarità è che per 25 grammi, quindi 4 spruzzi, ha solo 2 calorie. Quindi completamente diverso proprio a calorie del classico burro tradizionale. Quindi adesso vi ripeto, di nuovo vi faccio vedere tutti gli ingredienti e entrambi i prodotti, che poi vi faccio vedere nel dettaglio, quindi il burro che è la farina, li potete acquistare sul sito di All Supplement. Come ben sapete, sul sito di All Supplement avete il mio codice sconto che è Giulia 010. Ma andiamo a vedere subito i prodotti nel dettaglio. E poi ovviamente passiamo alla parte pratica. Allora, ricapitolando, 250 g di farina d'avena al cioccolato, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di farina senza problemi. E vi faccio vedere, è questa qui, oh. Ci sono anche altri gusti. Eccola qui, oh. Poi una bustina per lievito per dolci, ho usato quello vanigliato, ma anche in questo caso potete usare anche un lievito non vanigliato. Poi un vasetto di yogurt greco, 70 ml di albume, eccolo qui, 100 ml di latte e 4 spray di questo burro qui, oh. Andiamo con il procedimento. Un po' di dubbi su questo aggeggio qui, forse devo prendere proprio l'altro. Ho utilizzato questo che è meglio, vediamo. Mo' iniziamo a ragionare.
visto che la consistenza è ancora un po' appiccicosa, vado ad aggiungerci un altro po' di farina, ad aggiungerci un altro cucchiaio, perché lo vedo troppo morbido l'impasto. Ok raga, molto molto meglio, visto che comunque il nostro impasto si è comunque alla fine staccato. Io che vado a fare? Vado un attimo a ripulire qui, oh. Sì, questa è la fatidica spatolina. Allora, raga, poi ovviamente vi dovete regolare anche ad occhio. Io vado ad aggiungerci un altro po' di farina. Perché raga, comunque noi lo dobbiamo modellare. Io nel frattempo, invece di fare una lievitazione, la faccio fare nel forno con la luce accesa e per un'oretta, così vedo, perché io non so se cresce o non cresce, perché questo è un esperimento, quindi potete assicurare che alla fine è un epic fail, ma vabbè, ci siamo divertiti lo stesso. Questo è il mio panetto, però raga lo devo modellare ancora. Ovviamente per fare tutto ciò mi serve una forma a forma di cerchio, di ho preso questo coppa pasta, e poi per fare il buchetto centrale ho preso questo e ovviamente il mattarello. Risultato finale. Adesso lo metto in forno solo con la luce accesa, speriamo bene, ma da raga ho un po' di paura che non crescono, però mal che va saranno sicuramente buoni perché l'odore è buonissimo. Comunque raga, questo è stato il primo esperimento, ovviamente non è riuscito come volevo, però vi ripeto, è sempre un prodotto fitto. Dopo comunque vi lascio io giù nell'info box i valori nutrizionali per una ciambellina. E comunque ci tenevo a dire che sono molto molto buone, infatti le rifarò sicuramente, riproverò a rifarli e poi se mi riescono bene, come dico io, vi rifaccio di nuovo la ricetta e le rifacciamo insieme. Penso che il bello di questo video è proprio di vedere la semplicità e anche di vedere proprio i prodotti come vengono, perché parliamoci chiaro, quasi a nessuno quando facciamo i primi esperimenti vengono bene, quindi ci sta, l'importante è che sono buoni.